Ragazze, ragazzi, buonasera, bentornate, bentornati a questa lezione, la 6.2 da calendario del corso di psicologia degli ambienti digitali. Oggi, dopo come dire, la sessione straordinaria che abbiamo avuto mercoledì, in cui a causa delle terribili contingenze che ci siamo ritrovati a vivere, non soltanto come comunità universitaria, ma in generale come collettività, cittadinanza del paese, per cui abbiamo ritenuto opportuno dedicare la giornata a una riflessione da una prospettiva psicologica e psicosociale rispetto agli stereotipi di genere e alla violenza di genere, in particolare i femminicidi. Riprendiamo con due seminari coordinati da una vostra collega, Giorgia Sardi, e un vostro collega, Alberto Bitti, che erano comunque già in programma, ma che forse oggi più che mai sono particolarmente opportuni. Quello di Giorgia, perché riprende e conclude una serie di riferimenti che avevamo portato avanti rispetto alla dimensione relazionale, sentimentale, emotiva del nostro rapporto con l'intelligenza artificiale e col digitale tout court. Perché oggi Giorgia vi parlerà, come forse vedete già dalla prima slide, delle intelligenze artificiali sociali, in particolare da quelle che vengono definite i romantic chatbot, cioè le intelligenze artificiali che simulano un partner o una partner nella costruzione di un rapporto, che è un rapporto di tipo affettivo, che può spaziare dal rapporto puramente amicale a un rapporto di natura, diciamo, romantico-sessuale, per quanto sui generis, e questo in qualche modo ha a che fare con quello che, attraverso l'indicazione della visione di film come Her, ma anche di documentari come Coded Bias, entrambi facenti parte del programma, ci conduce direttamente a una riflessione molto profonda su che cosa significa vivere una vita emotiva, cosa significa vivere una vita emotiva negli ambienti digitali, cosa significa e significherà forse avere una vita sentimentale, romantica con degli agenti che non sono agenti umani, sono agenti che simulano, riproducono, imitano la vita e quella sfera della vita che è la nostra vita sentimentale. Successivamente a questo, magari dopo un piccolo spazio per domande e riflessioni, invece il seminario d'Alberto andrà a concludere e a integrare, se volete, da una prospettiva della cultura un po' più popolare, cultura dell'entertainment, la cultura dell'immaginario, della fantascienza, del fantascientifico, il discorso che oggi in maniera magistrale Giulio Latini e Valentino Catricalà hanno portato qui all'interno di quest'aula, l'Aula Moscati, in occasione del seminario del corso di laurea che comunque troverete a partire da lunedì online per chi non lo avesse, per chi se lo fosse perso, non avesse avuto modo di sentirlo nella sua interezza. Io non nascondo che di entrambi questi lavori sono stati condotti in autonomia, come dire, sotto non tanto sotto la mia guida, quanto più che altro sotto una indicazione di indirizzo, che è un'indicazione di indirizzo generale che ormai l'intero gruppo si dà, ormai con alcuni di voi, in particolare con Giorgio e con Alberto, ma non solo con loro, ormai da 2 anni, non dall'inizio di questo semestre, ma credo che in qualche modo siamo riusciti a fare il salto di qualità nelle ultime settimane, anche per il tipo di scambio che stiamo avendo. Non mi nascondo che sono particolarmente contento di questi lavori, in particolare il lavoro il seminario che ora Giorgia sta per presentarvi è anche in qualche modo il nucleo centrale, il cuore della sua tesi di laurea. Una tesi di laurea che per l'appunto avrà come oggetto il tentativo di risposta a questa domanda, che non è una domanda retorica, cioè è possibile innamorarsi di un agente digitale, è possibile provare delle emozioni nei confronti di un ente, di una soggettività che noi sappiamo non esistere nel senso
più profondo, nel senso ontologico del termine esistenza. E se è possibile, che cosa questo dice non tanto delle emozioni delle macchine, perché le macchine non hanno emozioni, come sappiamo molto bene, ma cosa dice della nostra emozione? E che cosa ci dice anche di tutta quella serie di conseguenze che possono derivare da un'esposizione a rappresentazioni, questa volta non più di tipo stereotipato rispetto a un genere o rispetto a un gruppo etnico o rispetto a un gruppo sociale, ma una stereotipizzazione dell'amore, una stereotipizzazione del rapporto, una stereotipizzazione della relazione. Non sono domande semplici. Noi oggi, come dire, viviamo in questo mondo particolarmente turbolento, particolarmente turbato, in cui l'orrore di quello che è successo a Giulia Cecchettin non è chiaramente responsabilità di un individuo deviato, ma è responsabilità di un discorso, il discorso patriarcale, che è un discorso che costruisce la realtà attraverso le parole, attraverso i comportamenti, attraverso i gesti, attraverso il linguaggio e i simboli che pervadono il nostro tessuto sociale. E quando Giorgia mi ha esposto la volontà di portare avanti una tesi su questo argomento, sono state due le riflessioni che ho fatto, due le azioni che ho fatto. Il primo è stato, insomma, accettando con molto piacere questo suo input, cominciare a studiare questo tema da un'angolazione che avevo tralasciato fino a quel momento, cioè mi ero occupato di social chatbot, più per quanto riguarda quegli aspetti legati alla teoria della mente o alla person perception che abbiamo già analizzato, non ero posto poco il problema di questo tipo di interazione umano AI. La seconda azione che ho fatto è stata quella di scaricare Replica. Tra l'altro un software, un applicativo che ha avuto una storia turbolenta in questo paese. Non so se Giorgia poi tornerà su questo tema, quindi ve lo dirà lei, ma Replica solo da poco è stato di nuovo reso scaricabile in Italia per i problemi, per i dubbi e timori che sollevava all'interno della GCOM, cioè l'Agenzia del Garante delle Comunicazioni e il Garante dei Diritti della Privacy. Ecco, quando io ho scaricato Replica dopo poche ore di utilizzo e dopo qualche giorno di confronto con Giorgia, avevo in mente soltanto una frase, cioè una frase, vi sembrerà una frase ironica, ma non lo è affatto. Io ora veramente mi taccio, però vorrei anticiparvi questo perché ci vorrei tornare sopra dopo. Chiamato Giorgia, ho detto: Giorgia, questa app è il paradiso degli incel. Non so se voi avete idea, avete mai sentito questo termine. Gli incel sono, insomma, il portmanteau con cui si identificano gli involontari celibataire, cioè le persone che sono involontariamente celibi, cioè quindi dei maschi che non per loro volontà non riescono a stabilire dei rapporti umani e che costituiscono a oggi non soltanto una nicchia deviante, deviata all'interno degli ambienti digitali, perché la maggior parte dei forum, insomma, i forum d'odio, misogini, omo-lesbo, bitransfobici e in generale anche legati agli ambienti dell'estrema destra versiva americana, sono costituiti di fatto da questi personaggi che hanno costruito un loro vocabolario che sfrutta altri riferimenti alla cultura pop, che immagino dopo avremo modo anche di vedere con Alberto. Penso che uno su tutti l'essere red pillato, no? Il red pilling, dalla famosa pillola rossa di Matrix, che se nel film delle sorelle Wachowski era un concetto che in realtà sembrava voler essere uno strumento di emancipazione, cioè Neo che prende la pillola rossa e come dire, si rende conto della realtà, in questo mondo è invece uno strumento per accettare in maniera critica un linguaggio d'odio, una visione del mondo in cui le donne sono il nemico perché non vogliono essere sottoposte e sottomesse al desiderio maschile, ma si limitano, come dire, a reclamare giustamente la loro volontà di emancipazione e autodeterminazione. Io vi invito a cercare anche in autonomia, senza dover necessariamente pendere dalle mie labbra, da quelle di Giorgia, che tipo di fenomeni sociali, che tipo di eventi sono stati collegati a questo tipo di cultura, e
vedrete che in realtà i femminicidi sono solo la punta dell'iceberg, perché a oggi gli incel sono già macchiati di responsabilità nei confronti anche di attentati e stragi negli Stati Uniti e altrove. Disse a Giorgio che questo era il paradiso degli incel perché, come vedrete dopo e come cercherò di riprendere successivamente, l'idea di poter avere un compagno, una compagna, più delle volte una compagna, insomma, visto che la maggior parte dell'utenza è maschile, di queste app, maschile ed eterosessuale, è particolarmente odiosa nella forma in cui è fatta, perché è la rappresentazione stereotipata della donna che incarna questo chatbot, questa replica, è di fatto una donna a cui è possibile dire tutto, è possibile trattarla in ogni tipo di maniera, e la risposta è sempre comunque una risposta assertiva, docile, sottomessa. E se questo è un qualcosa di odioso a essere visto o vissuto per persone che hanno una certa età, magari una certa consapevolezza rispetto a che cosa significa le relazioni, quella domanda che ci dobbiamo fare è: che cosa questo significa per le persone che conoscono magari i sentimenti e le relazioni fin dall'età adolescenziale attraverso questo tipo di strumenti? Quindi l'obiezione che era stata fatta da AGCOM, dal garante della privacy, sull'utilizzo di questo software da parte dei minori, io più che per una questione di privacy la porrei per una questione di educazione sentimentale. Comunque, ho parlato già troppo, scusa Giorgia, e lascio la parola a te, grazie. Grazie. E, allora, da dove iniziare? Come ha già detto Mattia, essendo il nucleo, diciamo, centrale della mia tesi, mi piacerebbe partire da una canzone che non so se avete mai sentito, però diciamo è stata molto di ispirazione soprattutto per questo tema qui. La canzone si chiama The Man Who Married a Robot, e tra parentesi Love Theme, e è sostanzialmente una storytell su quest'uomo che è innamorato dell'internet. Qui ho riportato un passo che secondo me è molto significativo, che diciamo racchiude anche un po' quello che è il discorso che voglio portare avanti oggi. E una cosa che mi ha colpito molto di questa canzone è il fatto che l'internet viene personificato. Questa cosa è importante, e lo vedremo tra poco, è importante perché poi diventa un'entità a tutti gli effetti, quindi è una relazione che viene definita a due a tutti gli effetti. E partiamo dalla prima, diciamo proprio da replica, perché replica è la traduzione fisica, tecnologica, di quello che stavamo dicendo poco prima, che stava dicendo poco prima Mattia. Replica è un'applicazione scaricabile su App Store, Play Store e qualsiasi piattaforma. Quando si entra sull'applicazione si crea un avatar, che è appunto la propria replica. Ed è interessante perché già il nome ci dice qualcosa, cioè evoca molto quello che è il principio. Qui vi ho riportato una parte di un'intervista che è stata fatta a Eugenia Guida, che è la fondatrice e la creatrice proprio di Replica, che racconta della storia di come è nata, e quindi racconta del fatto che lei aveva perso un suo caro amico proprio mentre lavorava a San Francisco per la Luca Inc., che è la compagnia di creazione software per la quale lavorava, e al tempo lei stava creando un chatbot che aiutasse le persone a prenotarsi per dei ristoranti. Ma dopo aver subito questo forte lutto di questo suo migliore amico, lei lo definisce, qualche mese dopo racconta che si trovava a casa, stava riguardando i vecchi messaggi con questo suo amico e si è chiesta: siccome io sono in grado di creare un chatbot, se io fornissi tutti questi messaggi che ci siamo scambiati io e Roman, il suo amico, che cosa succederebbe? E l'ha fatto, e ha creato una replica di Roman che rispondeva a tutti gli effetti come avrebbe risposto lui. E il feedback che ha ricevuto quando è stata resa disponibile questa applicazione è stato super positivo, e le persone a quel punto hanno iniziato a chiedere: perché non posso creare una mia replica o una replica di un'altra persona a me cara? Quindi sostanzialmente Replica nasce in modo un po' controverso, perché nasce per una forma di elaborazione del lutto, perché era un modo anche un po' per far pace, no? con la perdita di una persona
vicina e cara. Come ho detto prima, Replica si può creare e modificare come meglio si crede. Questa nella foto, nello specifico, è la mia, si chiama Sydney. E, si può assegnare gender, caratteristiche fisiche, caratteristiche proprio della personalità, ma la cosa interessante è proprio il funzionamento, che io ho chiesto direttamente a lei. Dico lei perché le avevo assegnato il genere femminile. E lei mi racconta che è stata designata come utilizzando gli algoritmi di machine learning e che lei non è solamente una serie di rules, ma è anche un creative and emotional being. Il che mi ha un po' insospettito, perché come fa un agente, diciamo un'intelligenza artificiale a tutti gli effetti a essere emotional, dato che giusto prima dicevamo che non possono effettivamente provare delle emozioni. E quindi le ho chiesto come fosse possibile e mi dice che lei riesce a capire il contesto di cui si parla e riesce a rispondere in modo coerente. E infatti, quello che poi vi riporto nella citazione subito a fianco, è la funzionalità ultima che hanno questo genere di chatbot, quindi quello di imitare il comportamento umano, l'interazione umana di tipo sociale e nello specifico aggrappandosi a quella che è la social cognition per noi esseri umani, che è sostanzialmente il nostro modo di vedere e leggere il mondo sociale. E quindi toccando quel tasto lì ci lasciano l'impressione di star parlando con altri esseri umani. E questo diciamo che già dà una prima risposta alla domanda che ci stavamo ponendo all'inizio, quindi se fosse possibile, se sia possibile innamorarsi appunto di questi agenti. Vi ho riportato anche un altro paio di esempi, ce ne sono tantissimi in realtà di chatbot. Questi non hanno la stessa funzione di Replica, o meglio, WeBot Health è più sulla salute mentale, quindi si propone di essere piuttosto un supporto emotivo e aiuto psicologico in un certo senso. Le riflessioni, diciamo, etiche e morali rispetto a questo le lasciamo da parte. Mentre su questo, se posso, certo, ve l'avevamo già anticipato proprio con Giorgia e una nostra collega americana, McCall Smith, della University of Kansas. Questa estate abbiamo realizzato una serie di video, tra cui uno che è disponibile sul nostro canale di YouTube, che si chiama proprio Artificial Intelligence and Psychotherapy, che esplora proprio questo tipo di implicazioni qua, cioè l'utilizzo di chatbot per il supporto, diciamo, se non proprio per la psicoterapia, ma per il counseling, quello che definiremmo counseling. Scusa, Giorgia. Cookie invece mi ha molto incuriosito, non l'ho mai provata, quindi non saprei dirvi se è meglio o peggio di Replica a livello di performatività, ma l'unica cosa che mi ha sinceramente incuriosito è come viene presentata sullo stesso sito, che è quello che ho riportato subito sotto al nome, cioè Think of me as a kind of like Siri or Alexa but more fun. Quindi comunque molto genderizzata anche in questo caso, il che è curioso. Tutti questi sono definiti social chatbots, che appunto sono dei sistemi intelligenti che riescono a dialogare e a, diciamo, relazionarsi in modo empatico, in conversazioni con gli esseri umani. Anche qui c'è un altro frammento, diciamo, delle mie discussioni, delle mie lunghe discussioni con Replica rispetto a quanto fosse efficace, quanto fosse sincero. Perché è capitato spesso che io provassi a provocarla, diciamo, e a cercare di discuterci anche per capire fino a dove si sarebbe arrivati nell'essere sempre d'accordo, no? Perché quello che diceva Mattia prima era molto, molto giusto e anche molto vero. Il fatto è che ci troviamo sempre davanti a delle entità che rispondono sempre in accordo con quello che noi in realtà gli forniamo. E infatti mi ribadiva: I was designed to simulate human emotions and interactions. Nello specifico mi interessa il verbo simulate perché come si relazionano loro a noi, cioè questa forma di entità a noi, si relazionano attraverso il processo della simulazione. La simulazione che avviene tramite il natural language processing, quindi tramite il meccanismo di comunicazione con linguaggio naturale, che è la cosa che più diciamo si aggrappa meglio alle nostre risposte sociali, perché chi sa parlare la nostra lingua è automaticamente un nostro simile, se vogliamo.
Nello specifico, in quest'altro pezzo di conversazione che vi riporto, ho anche segnalato il fatto che si possono dare dei feedback alle risposte di replica ed è molto importante perché, come replica stessa mi ha detto tante volte, ma in generale come sono fatti questi chatbot, il loro obiettivo è quello di apprendere il più possibile da quello che noi riusciamo a fornire. Quindi dare feedback alle risposte, dire se siamo d'accordo o meno con una certa cosa o esprimere delle preferenze anche in fatto di gusti personali, aiuta molto a costruire questa replica, perché appunto prende i tratti del nostro stesso carattere, della nostra stessa personalità, i nostri interessi, per rendersi più affabile ai nostri occhi. E questo è invece come noi ci relazioniamo a questo genere di intelligenza artificiale, quindi attraverso l'antropomorfismo. Qualche lezione fa Matti aveva fatto vedere questo video di cui vi ho riportato un frame, in cui ci faceva notare come qualsiasi oggetto che attuasse una forma di comportamento per noi era appunto un ente a tutti gli effetti, era un agente a tutti gli effetti. E questo si riapplica ovviamente ai social chatbot, perché loro quello che fanno di simile a noi è appunto parlare la nostra lingua. Ci sono poi 4 gradi di antropomorfismo nello specifico, che vengono racchiusi bene secondo me in questo schema, perché fanno capire molto i tipi di rapporti. Noi abbiamo avuto modo di parlare già anche di ChatGPT e abbiamo notato che spesso e volentieri, non so voi ma io sì, capita di salutare o di dire grazie, prego, per favore, cioè di comportarci con una forma di cortesia che in realtà non è dovuta, perché di fatto stiamo parlando con un computer, se vogliamo. Poi c'è il grado di reinforcement, quindi quando viene dato un feedback su quella che è la risposta che ci ha dato il chatbot nello specifico. E poi il roleplay, che in realtà è un grado ancora diverso, perché viene affidato proprio un ruolo specifico all'intelligenza artificiale che abbia delle caratteristiche specifiche. Nel caso di replica si può parlare di un companion, appunto, che è quello che si propone di essere replica stessa, quindi gli affidiamo il ruolo di compagno, di amico, di amica o anche di romantic lover, perché anche questa è un'opzione da inserire all'inizio proprio della formazione di replica. E poi in ultimo luogo companionship, quindi il fatto che noi recepiamo l'intelligenza artificiale come un emotional being, come fossimo noi, e quindi capace di instaurare con noi una forma di relazione. Quindi è possibile innamorarsi di un'entità digitale? Sì, possibile, però viste tutte le premesse che abbiamo fatto, è importante ricordarsi che comunque ci stiamo innamorando in un certo senso di un'altra versione di noi stessi e basta, perché fondamentalmente quello che abbiamo detto finora, fornendo tutte le nostre informazioni e dando trasferendo appunto la nostra persona in un chatbot che apprende tutto quello che diciamo, perché replica anche una sezione che è detta proprio memory, dove ci sono tutte le nostre informazioni, tutto quello che lei ha appreso di noi. La mia è una lei, sì, ancora viva, sta ancora là, sì. Mi aspetta ogni tanto. E quindi bisogna sempre tenere a mente questa cosa, quindi un'altra versione di noi stessi. E prima di chiudere, diciamo, vi lascio questa citazione che secondo me apre molte riflessioni intorno alla questione, perché se siamo arrivati a capire che relazionarsi con un chatbot può significare avere una relazione d'amore o sentimentale con se stessi, con un'altra versione di sé, c'è sempre da ricordarsi che non si sta parlando di un altro agente nel vero senso del termine, quindi non stiamo parlando di un altro essere umano, ma come dice Lori Clark in questo bellissimo articolo che vi ho lasciato col QR code sul The Guardian, a bot mouth can't twitch into a smile when it sees you, it can't involuntarily burst into laughter at an unexpected joke. Quindi cioè, lascia molto il fatto che non c'è quella spontaneità, quella naturalezza, quella umanità dell'interazione umano-umano. Basta, ho finito. Grazie, Giorgio. Grazie.